Quando ero piccolo, il Natale era la mia festa preferita. Ricordo tutto dei preparativi, dell'allegria. Ricordo il profumo del pranzo preparato dalla mamma, gli abbracci dei parenti. Da allora sono cambiate tante cose, ma oggi ho di nuovo una famiglia. Il Natale è ancora la mia festa preferita. Vincenzo sarà al pranzo di Natale di Sant'Egidio. Tanti come lui aspettano un invito. Dona il 45586. A Natale, aggiungi un posto a tavola. Eccoci, eccoci, siamo in rigorosa diretta. Buonasera a tutti voi. Come avete visto, questa sera c'è la possibilità di fare già qualcosa per gli altri, fare un messaggino a quel numerino che avete visto, che poi rimetteremo in sovraimpressione. Parliamo questa sera di un Natale diverso, un Natale rivolto verso gli altri, verso le persone che magari stanno un po' meno bene di noi, hanno bisogno di un supporto, e quindi ci sono tante persone belle che fanno qualcosa da tantissimi anni. Infatti questa sera vi parlo della comunità di Sant'Egidio. Era il 25 dicembre del 1982 quando a Roma un piccolo gruppo di 20 persone, tra cui anziani, soli e persone senza fissa dimora, si misero attorno a una tavola imbandita nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. Sono passati, pensate, 35 anni da quel primo pranzo. Da allora la tavola di Natale si è allargata sempre più. È un evento di portata mondiale che ogni anno raduna intorno alla tavola delle feste tutti i poveri della comunità, che sostiene e aiuta durante il corso dell'anno insieme a tanti volontari che desiderano dare un senso nuovo al Natale. Ed ecco per quello, perché questa sera ho voluto proprio ospitarli, perché mi sono soffermata questa settimana, poi io vi racconto un po' come vivo la settimana, e vedendo tutte queste vetrine scintillanti, queste persone che erano lì con pacchi, pacchettini, ho detto: ma è veramente questo il Natale? Credo proprio di no. Il Natale è donare, ed ecco per questo che questa sera sono qui due persone della comunità di Sant'Egidio. Ho con me la responsabile della comunità di Sant'Egidio di Padova, che è la dottoressa Nicoletta Ariani. Buonasera, buonasera dottoressa. Buonasera. E poi una splendida ragazza volontaria della comunità, da un sorriso stupendo. Già il nostro regista ci ha già ammirato, ti devo dire la verità, e anche il nostro operatore, Anna Morbiato. Buonasera. Buonasera, grazie. Bentrovate. Oggi è una serata particolare perché da quest'anno, un po' vi racconto, abbiamo sempre fatto noi medicina, però le richieste che abbiamo, ma le persone sono talmente affezionate alla nostra realtà, a Caffè TV 24, che non solo ci chiedono di parlare appunto delle patologie mediche, ma ci chiedono di intervenire dove magari altri lasciano a desiderare. E quindi noi siamo abituati a aprire queste finestre per il pubblico, proprio per interagire con loro, per poter anche aiutare delle persone. Siamo diventati una trasmissione di servizio. Questo per noi è un onore. Naturalmente dobbiamo ringraziare l'editore Massimo Righetto, che in questi anni ha visto crescere questa realtà. Infatti noi tireremo le somme di un 2019 stupendo e andiamo in crescendo, siamo ottimisti per fare un 2020 strepitoso. Devo dire che tutti i nostri, anche i miei colleghi, abbiamo lavorato alla grande, quindi insomma stiamo lavorando sempre più per darvi sempre qualcosa di più. Ecco che stasera quindi il Natale è diverso qui da noi, si respira un'altra aria. Ma vi spiega bene che cosa succede alla comunità di Sant'Egidio. Allora, carissima dottoressa, comunità di Sant'Egidio significa amore, donare e condivisione, secondo certo. me. Prego. Ma anche a Padova ormai da quasi 30 anni facciamo il pranzo appunto il giorno di Natale, poi in realtà durante tutte le feste natalizie facciamo molte feste nei quartieri dove siamo presenti. Il 5 gennaio ci sarà un altro grande pranzo d'inizio anno, sempre per le persone sole e povere, ma in particolare il giorno di Natale, la festa delle feste, è come una famiglia, ma larga, molto larga, e ci riuniamo per passare insieme questa giornata, iniziando dalla messa di Natale per poi proseguire con il pranzo. E quest'anno la bella notizia è che a Padova i pranzi non saranno più due come gli anni precedenti, ma ben tre. Quindi la tavola si allarga, abbiamo veramente aggiungeremo nuovi posti a tavola,
perché non solo saremo dentro la chiesa dell'Immacolata, nella bella chiesa, con un pranzo molto, molto grande, molto partecipato, dove si siederanno a tavola circa 300 persone. E inoltre ci saranno più di 100 volontari che daranno una mano a servire, ma poi da tanti anni un altro bel pranzo sarà nella Basilica di Sant'Antonio, nella sala dello studio teologico, dove siederanno a mangiare oltre 100 persone. E quest'anno, per la prima volta, saremo anche nel quartiere Arcella, dove con la comunità di Sant'Egidio siamo vicini a diverse famiglie, a bambini e anche ad anziani soli. E quindi siamo felici di poter allargare la tavola e saremo anche lì presso la parrocchia della Santissima Trinità con un altro pranzo. Ecco, una macchina organizzativa considerevole. Ecco, mi devi spiegare un po' come funziona questa cosa. Tra l'altro, cari telespettatori, questa sera, come sempre, potete interagire con noi, potete anche porre delle domande, come si diventa volontari presso la comunità di Sant'Egidio, che cosa si può fare, che cosa, quali doni potete portare voi. C'è tutta una scaletta, adesso noi vi documentiamo per bene. 342, eh sì, perché guarda, sai che io sono di combattimento, dico sempre, non mi ferma più nessuno ormai, sono una segno zodiacale gemelli, quindi siamo guerrieri. Allora, 342-533-9744 per gli sms, per mandarci anche gli auguri, perché poi noi andiamo in vacanza. Eh sì, ritorniamo l'8, ecco, devo dire, ritorniamo l'8 di gennaio. Vi porto questa donna francese, perché devi sapere, dovete sapere che abbiamo anche parlato dell'immagine, di come migliorare la propria immagine, ed è venuta una consulente d'immagine francese che si chiama Hélène. Ha avuto un successo strepitoso perché ci ha consigliato alla grande. E a grande richiesta ritorna l'8 di gennaio, quindi mi raccomando alle 21 l'8 di gennaio sintonizzati perché noi ritorniamo poi dalle vacanze. Detto questo, ritorniamo invece al nostro tema principale, che è quello di che cosa può fare invece la comunità esterna alla comunità di Sant'Egidio, tutti noi, ecco, anche nelle piccole cose. Per aiutare questa grande macchina organizzativa. E poi, altra cosa, terminata la festività natalizia, durante l'anno che cosa si può fare? Tengo a sottolineare, cari telespettatori, che le vostre sedi sono in oltre 70 paesi, e quindi c'è Africa, America, Europa, Asia. Pensate, veramente è immenso, quindi Certo. ce n'è. Poi abbiamo anche delle foto perché sono andata a curiosare, perché dovete sapere, e ho trovato anche il Natale in altri posti, io sono andata un po', Certo. e Davide ha tutto lì nella sua macchina. Prego, dottoressa. E niente, già da diverse settimane, come diceva lei, la macchina è partita organizzativa, e è un momento molto atteso, molto bello, in cui tanti si fanno vicini a noi, e non solo con il messaggio solidale, ma qui a Padova sia con la raccolta dei regali, perché non c'è Natale senza regalo, per cui il giorno di Natale tutti gli ospiti riceveranno un regalo nuovo e personalizzato. E venendo ad aiutarci concretamente in queste settimane, diverse sere, abbiamo degli appuntamenti per preparare i pacchetti, per preparare gli addobbi, per preparare i segnaposti, centri tavola, tutto quello che farà della festa del Natale una festa molto curata e delle sale molto accoglienti, come faremo tutti noi nella nostra casa quando riceviamo degli ospiti cari. E poi chi vuole potrà unirsi ovviamente il giorno stesso di Natale venendo a servire. Ci sarà chi avrà i compiti più disparati, ci sarà chi servirà a tavola, chi starà seduto con gli ospiti, come in ogni famiglia, chi servirà il vino, chi preparerà all'ufficio regali nel momento del pranzo, No, tutti, vengo io all'ufficio regale, vengo vestita da Babbo Natale. tutti i pacchetti e i regali personalizzati, perché c'è tutto un lavoro di ricostruzione di ogni tavolo per far sì che ogni tavolo riceva dei regali adeguati a seconda di chi è seduto. Possono essere persone anziane come famiglie, bambini, rifugiati, persone che vivono normalmente per la strada, che sono senza fissa dimora. Insomma, abbiamo tanti amici. La cosa bella è che siamo in tanti di tutte le età. Anna può, credo, E raccontarvi adesso anche abbiamo anche dei tanti Danna. giovani che ci aiutano e che sono parte integrante della comunità e che sono la nostra così speranza e futuro. E però veramente dai bambini fino agli anziani, tanti si fanno vicini chiedendo di partecipare, di aiutare. Durante anche l'anno,
questo continua, nel senso che questo pranzo non è un momento estemporaneo che facciamo solo appunto in occasione del Natale. E si raccoglie veramente una famiglia, nel senso che gli ospiti sono persone che noi conosciamo, che frequentiamo durante tutto l'anno. La comunità è molto articolata, è fatta di varie realtà, c'è chi va a trovare gli anziani durante l'anno nelle case di riposo piuttosto che nelle case dove abitano, molti anziani soli, e c'è chi è vicino alle famiglie in alcuni quartieri con dei dopo scuola, le scuole della pace, c'è chi fa la scuola di lingua e cultura italiana agli immigrati o ai rifugiati. E, ecco, le realtà sono tante, e quindi chi ha voglia anche di spendere qualche ora del suo tempo, di vivere con generosità non solo a Natale ma in tutto l'anno, anche perché noi diciamo sempre che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, e quindi se uno è felice a fare questo nel giorno di Natale lo può essere veramente tutto l'anno. E quindi noi siamo sempre contenti di accogliere le richieste di chi vuole unirsi, anche perché noi diciamo più siamo e più cose possiamo fare, anche più persone possiamo raggiungere e a più domande possiamo rispondere. Le necessità sono tante, soprattutto in questi ultimi anni, da quando insomma la crisi ha messo anche in difficoltà tanti, anche tante aziende che comunque non possono magari sponsorizzare, eccetera. Intanto Davide, ci dovrebbe essere il vademecum nelle foto che ti ho mandato di che cosa possiamo fare noi, c'è un alberello, poi magari se tu vedi. Ecco, Padova, capitale del volontariato. Io ne ho presente una, ecco, intanto leggiamo insieme, ecco, ci date allora gli input, ecco, che cosa portare? Vai. Allora, esatto, le cose a portare sono i regali che ognuno riceverà, e quindi cappelli, guanti, calze, calzettoni, vedete che sono cose calde per chi appunto, come diceva mia amica Nicoletta prima, vive anche per strada e proprio ne ha bisogno, quindi regali anche utili. Quindi si può dare qualcosa di materiale ma anche il proprio tempo, quindi dove il 25 dicembre, invitando tante altre persone e appunto chi aiuta con l'automobile, chi sta al pranzo, quindi gli aiuti sono tanti perché tante persone sono da aiutare. E per preparare i giorni prima invece ci si trova nella nostra sede qua a Padova, che è alla Chiesa dell'Immacolata in via di Santa Maria in Conio. Quindi là appunto lunedì, giovedì e venerdì, quindi ormai giovedì e venerdì, prepareremo insieme tutti i pacchetti, come diceva Nicoletta, anche i segnaposti, ognuno al proprio nome. Che quindi bello. A tavola. Quindi riconoscimento anche della individualità della persona, anche questo conta, cioè tu sei qualcuno per noi, ha un significato anche a livello psicologico, è molto interessante, è molto bello. Io ti vedo così giovane e volontaria, questa parola bella, importante, ecco. E volontario è una esigenza nella vita, cioè che cosa ti ha spinto a prendere questo percorso, parte del tuo tempo dedicarlo agli altri, ecco. E spieghiamo bene, perché a volte molti si improvvisano volontari, arrivano 10-15 giorni poi non li vedi più. Come mai? Non è una cosa così, ho l'ispirazione, è una parola che ha un suo peso, e lo spieghiamo anche a tutti quei giovani che sono un po' annoiati, non sanno cosa fare e magari potrebbero sì essere dei futuri volontari, però bisogna far capire che non è tutto rose e fiori, soprattutto quando si tratta con dei soggetti che sono le persone, diciamo, fragili, deboli della situazione in questa società. Prego, carissima Anna. Certo, magari molti iniziano a voler essere volontari perché hanno voglia di fare qualcosa in questa società frenetica, tutti devono fare qualcosa, e penso anch'io di aver iniziato per questo motivo. Poi però, incontrando la comunità, ho capito veramente che cosa faceva per gli altri e per la città, quindi non è più diventato solo un fare, ma voler essere per la mia città, perché insieme alla comunità si può veramente cambiare le persone che vivono nella mia città. Per esempio, io faccio un servizio con la comunità che si chiama Scuola della Pace, è una realtà, un dopo scuola che esiste in 3 quartieri, Guizza, Mortisa e Arcella. Io in particolare seguo la Scuola della Pace della Guizza, dove abbiamo ben 70 bambini e 30-40 volontari, soprattutto liceali, che sono ragazze e ragazzi
che nonostante lo studio, gli altri impegni settimanali, vogliono incrociare le loro vite con quelle dei bambini. Bambini che molto spesso hanno molte ferite, che abitano in quartieri popolari, magari genitori soli, stranieri o poveri, e noi entriamo a far parte della loro vita non soltanto le 2 ore al venerdì, che facciamo appunto dalle 4 alle 6 dopo che hanno finito scuola, ma anche conoscendo la famiglia, entrando proprio nelle loro case. Quindi arricchisce questi bambini, ma anche noi, se no Certo. non sarei ancora qua dopo 8 anni. Eh sì, ecco, la tua famiglia cosa ne pensa di questo tuo gesto, di questa tua opera verso il prossimo? Beh, per fortuna la mia famiglia mi sostiene tanto, tanto che molte volte si ritrovano per casa molti bambini, anche quindi fanno parte, anche loro possiamo dire, della comunità di Ecco. Sant'Egidio, C'è certo. bisogno però di condividere, perché i volontari, come abbiamo detto, non sono mai abbastanza. Ecco, il tuo percorso, com'è stato? Cioè, c'è una preparazione, venite preparati, si va sul campo? Cioè, come funziona la vita del volontariato? Ci puoi spiegare? Perché Certo. magari per chi non lo ha mai fatto, anche perché alcune associazioni ti preparano, se non superi un certo test non puoi andare avanti perché fai perdere tempo, non sei adatto, cioè non tutte operano nello stesso sistema, mi pare di capire. Nel vostro caso come funziona? Certo, come diceva lei Nicoletta, bisogna essere anche un po' preparati, non si può andare allo sbaraglio e soprattutto non si può andare da soli. Noi infatti facciamo sempre le cose insieme proprio perché siamo una comunità. E la nostra formazione, diciamo, è con l'incontro con i poveri e anche ritrovandoci tra di noi, discutendone, anche leggendo la parola del Vangelo, perché comunque noi prendiamo ispirazione da là, e concretizzandolo, vivendolo nelle strade della nostra città. Quindi il confronto diciamo, è quello che ci tiene uniti e ci fa maturare. Stavo pensando un po' a quello che diceva Papa Francesco dell'accoglienza, che fa stride un po' magari con quello che a volte si sentono con questi telegiornali che ci dicono invece che c'è una sorta di razzismo o comunque di mettere da parte magari chi non è come te. Ecco, quindi questa cosa bella vostra dell'accogliere chi è in fase di difficoltà fa molto riflettere, ecco perché diamo un senso diverso a questo Natale, perché non è solo scintillio, regali, eccetera, mangiare. Tra l'altro mi hanno mandato, perché poi naturalmente la nostra matrice, diciamo, il nostro marchio di trasmissione che aiuta con il benessere, devo ved farvi vedere che dai cardiologi i consigli per affrontare le feste. Cioè, il professor Trivellato mi ha detto: Nicoletta, questi qua mangiano come dei matti, io ho già i consigli. Cioè, devo dire che qui i professori mi mandano di tutto. Tra l'altro, ne approfitto prima di continuare con voi perché è arrivato come sempre il comunicato stampa. Già il mio direttore l'ha detto nel nostro TG delle ore 19 che c'è una bisnonna, Elena, che a 93 anni ha donato reni e fegato. Pensate che una madre di 5 figli, nonna di 9 nipoti, bisnonna di 2 pronipoti, Elena a 93 anni ha donato gli organi, il fegato e i 2 reni sono stati prelevati, giudicati idonei al trapianto e innestati con successo su 2 pazienti in lista d'attesa. Quindi quello di bisnonna Elena nata nel Padovano è uno dei gesti più belli di questo anno 2019. E leggevo anche, sarà ospite tra l'altro nostro il direttore generale Scibetta nel 2019, perché anche lui naturalmente vuole fare un bilancio di quello che è stato questo nel 2020, scusate, sarà ospite perché vedete con i conti, voleva fare un bilancio del 2019 per quanto riguarda l'USL 6 e Euganea. Diceva che il più sentito ringraziamento per l'incommensurabile gesto della signora Elena ai suoi familiari che hanno dato prova nello forzoso distacco di grande umanità e profondo senso civico e a quanti hanno permesso il trapianto che è sempre un miracolo di vita. Bisnonna Elena,
con il suo gesto compiuto nel 2019 ci lascia un grande testamento: non è mai troppo tardi per fare del bene. Questo è l'insegnamento che ci piace mettere sotto l'albero, riconoscenti per quel sì che dà, per quel sì della, che hanno dato i familiari. Quindi anche il direttore del Luso 6, Eugania, si è complimentato per questo gesto estremamente importante, che fa capire quanto sia importante la donazione degli organi. È un qualcosa che noi ripetiamo da 6 anni, l'abbiamo detto con il professor Rigotti, con il professor Cillo e con tutti gli altri professori che si occupano appunto dei trapianti, che sono stati qui nella nostra emittente televisiva. Quindi si parlava, ritornando invece al discorso del volontariato, che non ci si improvvisa ovviamente volontari, c'è un percorso ovviamente da fare, e lo sottolineiamo. Volevo chiederti, tra l'altro, il povero, ecco, a casa si pensa il povero, come la vive, cioè cosa vi racconta la persona in povertà? Che cosa può fare il comune cittadino? Perché noi, cioè, vedi una persona magari ai margini, povero, però anche noi, ti dico, siamo a volte non distaccati, a volte si ha anche la paura, certo, perché non sai come affrontare. Quindi come ci si deve porgere nei confronti della povertà? Non, certo, bisogna innanzitutto, credo, averne paura, anche perché da un'indagine del 2015 i poveri sono in vertiginoso aumento, sono infatti 4,6 milioni le persone che ad oggi nel nostro paese non possono permettersi un'abitazione adeguata, alimentazione regolare, cure mediche e attività di svago. Quindi sono tante, certo, ecco, noi che cosa possiamo fare? Non dobbiamo sicuramente metterci lì ad aspettare, certo, ecco, e pensare che possa fare sempre la politica, perché non si può più delegare allo Stato. Certo. Penso che lo Stato ne ha fin sopra i capelli di cose da fare, quindi dobbiamo anche noi darci un pochino da fare, ecco, perché qua ci penserà lo Stato, ci penserà invece, dobbiamo fare anche noi. Tra l'altro, poi, regia, sentiamo la Franca Boquer, adesso vi racconto un pochino. Noi durante l'anno, come vi dicevo, cerchiamo di aprire queste finestre, e le apriamo anche in quei casi dove nessuno si fa vivo, dove non le istituzioni mancano. Franca Boquer, di Roncegno, Trentino, siamo andati a maggio, siamo partiti con il nostro trenino, assistenti di studio, telecamera alla mano, e siamo andati a vedere che cosa succede in questa famiglia. Si ritrovano un Bruno, ragazzo di 31 anni, che ovviamente non riesce a muoversi perché ha avuto una asfissia prenatale, ed è sulle spalle naturalmente di due genitori che non sono più giovanissimi. Che cosa sarà di Bruno fra qualche tempo, quando la signora non ce la farà più, perché anche loro hanno dei problemi, anche loro di salute? Sentiamo se è cambiato qualcosa. Quindi collegatevi con la signora Franca Boquer e vediamo che cosa ci racconta della povertà, invece la responsabile della comunità di Sant'Egidio. Prego. Beh, ricollegandomi a quello che si diceva prima, vorrei dire che comunque tutti possiamo fare qualcosa, ecco, per gli altri. Certo. E noi diciamo sempre, non c'è nessuno così povero, così giovane o così anziano da non poter comunque fare qualcosa per gli altri. Questo è sempre vero, in qualsiasi condizione noi ci troviamo. In questo senso la nostra comunità non richiede una particolare professionalità per essere accanto a chi è solo o è povero. Dopodiché i poveri sono tanti, le povertà sono tante, ce ne sono di nuove in questi ultimi anni, il mondo cambia, la storia cambia, però vorrei dire che la più grande povertà che noi scopriamo sempre di più non è solo quella, diciamo, di chi vive per la strada o è in una situazione così che anche visibilmente ci fa vedere la povertà in faccia, ma tante volte è la solitudine, una delle povertà più grandi del nostro tempo. E in questo senso tutti possiamo fare veramente qualcosa. Pensare che nei palazzi in cui viviamo, nelle strade in cui abitiamo, ci sono comunque persone sole che tante volte, come accade ancora nella nostra città, muoiono nel loro appartamento e ce ne accorgiamo dopo giorni. Questa per noi è una grande domanda, anche una grande ferita. E addirittura anche nei quartieri dove noi siamo presenti di recente è successo. Cioè come poter creare una rete, dei legami anche più solidi, come avere un'attenzione maggiore per chi vive intorno a noi. Dopodiché
altre povertà che noi incontriamo, parlo in particolare di chi vive per la strada, di chi non ha una casa, di chi ha il problema di cosa mangiare ogni giorno, ha il problema del lavoro, del ritrovare casa. E è vero, tante volte la gente ha paura. Per fortuna, sapendo che noi ci siamo, tanti hanno cominciato a segnalarci queste situazioni. Benissimo, benissimo. Questa è una cosa molto bella, perché vuol dire che la comunità ormai, come dire, è conosciuta anche a Padova e non solo, in tanti paesi nel mondo, e quindi tante persone che vorrebbero fare qualcosa ma sono un po' intimorite, non sanno cosa fare, ci telefonano, ci scrivono delle email, ci contattano nei modi più diversi per dirci: abbiamo visto questa persona dormire in questo posto, oppure questa persona è in difficoltà, c'è una signora anziana che ha questo problema. E allora lì si cerca insieme di capire il da farsi, soprattutto per chi vive per la strada. Noi usciamo più sere la settimana a portare la cena a chi appunto è senza casa, e per cui se ci vengono segnalate delle situazioni noi andiamo a cercare queste persone lì dove ci vengono segnalate, spesso le incontriamo e da lì esce e nasce un po' un rapporto, una conoscenza che può diventare poi un'amicizia. In questo periodo in particolare, lo voglio dire, c'è il cosiddetto periodo dell'emergenza freddo. Ovviamente l'inverno è il momento più duro per chi non ha casa, perché si rischia anche la morte. E per questo motivo noi, in collaborazione con tante altre associazioni, con il comune, vengono, come dire, aumentati i posti letto per chi non ha casa, e anche la nostra comunità gestisce un'accoglienza invernale per 13 uomini nella parrocchia, nella zona del Duomo, quindi in pieno centro storico. È una cosa molto bella, che è già il secondo anno che facciamo. E quindi per fortuna in questo periodo ci sono dei posti letto in più, che comunque non sono sufficienti a coprire tutte le richieste. Per questo noi continuiamo a uscire, non solo noi, anche altre associazioni, per portare le coperte, qualcosa di caldo da bere, da mangiare, e per, come dire, vegliare affinché veramente tutti possano avere, come dire, la vita anche preservata. E certo, a volte c'è quell'imbarazzo, poi quando si rompe quell'imbarazzo si scopre che anche dall'altra parte c'è lo stesso timore. Anzi, tante volte chi vive per la strada, chi è povero, sente il peso del pregiudizio, del disprezzo, della cultura dello scarto, come dice Papa Francesco, sì. E per cui tante volte è, come dire, ha più paura di noi. Come diceva Anna giustamente, il fatto di essere insieme ci dà più forza. E poi tante volte, appunto, superato questo primo momento, si capisce che in fondo chi abbiamo di fronte è una persona come noi, che magari ha avuto una vicissitudine o delle vicissitudini più difficoltose, un percorso di vita più difficile. La crisi recente degli ultimi 10 anni, anzi, ci fa ancora di più capire che tutti potremmo anche da un momento all'altro ritrovarci. Basta perdere un lavoro, divorziare, esatto. Ti trovi a casa che magari mutuo non riesci a pagare, ti trovi in battibaleno per strada. Cioè, esatto. Ci sono tanti padri separati che vivono dentro la macchina. Cioè, io ho sentito di quelle storie. Purtroppo la separazione rovina a volte anche a livello economico, certo. Perché giustamente devono poi dare gli alimenti, moglie, figli, eccetera. Ci sono dei padri veramente in difficoltà. Certo, ecco. Certo. No, infatti, dopodiché, avvicinandoci anche a tanti mondi, che sia quello di chi viene da altri paesi anche per percorsi molto dolorosi e difficili, come tanti rifugiati in dei viaggi veramente cosiddetti della speranza, a chi non ha più una casa, a chi è vittima magari di dipendenze, così. E sicuramente, come diceva appunto Anna, non vogliamo improvvisarci. E la conoscenza, dalla quale poi nasce anche l'affetto e l'amore per un altro, porta anche a crea anche una cultura, vorrei dire, per cui c'è un grosso sforzo anche della nostra comunità nell'informarci, nell'essere preparati, nel cercare di capire, di studiare tante cose, nell'affidarci a chi magari ha cominciato prima di noi questo percorso, e quindi con una formazione, ma soprattutto direi con l'intelligenza dell'amore, che è quella che viene anche un po' dal fatto di essere anche una comunità cristiana, di persone come tutti, perché certo, abbiamo chi studia, chi ha la famiglia, chi ha il lavoro, però appunto con il desiderio di vivere anche un po' il Vangelo in maniera molto concreta, nella nostra città e vicino a chi in particolare è più nel bisogno.
poi scopriamo che anche noi veniamo guariti in questo modo, perché è un processo che ci aiuta a stare bene, come dice il programma. Sì, infatti per quello questa gratificazione è più buona, diciamo, di una caramella, diciamo, ha un sapore talmente bello che ti fa stare bene tutta la giornata. Vediamo se abbiamo in linea la signora Franca Bocher. Pronto? Sentiamo, regia, dammi un cenno, dammi un colpo. Ecco, allora, la stanno richiamando? Allora ti chiedo, la mia domanda, ecco, le persone per esempio che vivono in questo... Va bene. Ecco, ci siamo? Sì, Franca? Buonasera Franca. Buonasera, sono un po' di rimbombo, ma vediamo se adesso la mitica regia... Ecco, ci abbassa un po'. Ecco, allora, Franca Bocher, io ti ho già presentato, ho detto che sei la mamma di Bruno. Questo Bruno, noi siamo venuti il 25 aprile, abbiamo preso il nostro treno Padova-Trento e poi ci è venuto a prendere tuo marito perché abbiamo detto andiamo a casa della Franca, perché se non ci va nessuno ad aiutarla questa donna, allora ci pensa a Caffè TV 24. E siamo arrivati, siamo stati con te. Siamo stati proprio bravi. È vero che siamo stati bravi? Ecco, sì. Io ho trovato una donna combattiva che si fa portavoce di tutte quelle famiglie che hanno i ragazzi disabili a casa, gravi al 100%, sì. O quei figli che magari invece hanno i genitori disabili a casa e non sanno come andarne fuori. E soprattutto, diciamo, i genitori che hanno questi figli disabili che si trovano magari a una certa età e pensano al figlio che cosa sarà domani, soprattutto. Diciamo che è il pensiero prevalente, ecco, è quello che prevale nelle nostre lunghe e dure giornate. Ecco, io sto parlando con la comunità di Sant'Egidio, abbiamo parlato di persone che sono veramente in difficoltà. Ci siete anche voi in difficoltà? Anche noi. Anche voi, parlavo la settimana scorsa che una signora ha ucciso suo figlio disabile, mi hanno scritto, Nicoletta parla di questa cosa, mi sembra in quel di Genova, non vorrei sbagliare perché ho talmente tante cose la testa che magari mi sbaglio anche la località. Non c'è da meravigliarsi. Allora, credetemi, è veramente... È molto dura. È dura. È dura. Perché quello che fa un caregiver familiare è... Praticamente è l'annullamento, tu annulli completamente la tua vita per assistere un figlio o un genitore, ma vi assicuro che assistere un figlio è diverso che assistere un genitore. Specialmente se tu devi assistere un figlio che è così dalla nascita. Vediamo se mi trovano anche qualche immagine da mettere. Mio figlio ha 31 anni, già compiuti, e questa è stata la mia vita. La vita di molte altre mamme, ecco, e non tutte riescono a superare tutto questo. Io posso capire anche un gesto del genere. Ecco, io ti vedo molto attiva sui social, cioè tu stai usando tutto quello che è il metodo della condivisione per avere una voce, ma chi deve recepire? Non recepisce, quello no, è il problema. Non recepisce perché o solo ultimamente si sente parlare di questa parola. Caregiver. Certo. Vabbè. Alla fine cosa siamo noi? Siamo degli schiavi sottopagati, anzi non abbiamo proprio niente, noi siamo né sottopagati né pagati, non abbiamo diritto a un'assistenza previdenziale, se ci ammaliamo il nostro assistito figlio, genitore ne risentirà sicuramente, non abbiamo nessun tipo di tutela, nessun tipo di riconoscimento, siamo gli invisibili. E nemmeno una pensione, perché tu non potendo lavorare non avrai nemmeno una pensione. Non avremo mai una pensione, abbassiamo. Capisce? Ecco, ascolta. Ecco, questo è il problema, non tanto quello principale. Ma... anche la legge che è in corso, che non è ancora stata approvata, dovesse venire anche approvata, è una legge monca, è una legge senza diritti.
Una legge monca fatta male. Ha delle mancanze, quindi io... Non ha delle mancanze, allora, è completamente avulsa dalla realtà. Perfetto, allora tu, Franca, condividi questa tua cosa con tutte le persone e continua a farlo. Lo devi fare, assolutamente. E questi politici che magari sono venuti a casa tua per presenza, diamoci veramente... non posso dire la parola, però muovetevi, perché non potete fare la rappresentanza davanti a questa signora, a questo figlio in queste condizioni e poi non fare più nulla. Quindi vi allora, spingo veramente. Volta che io, mi scusi se interrompo, quella volta che io ho ospitato a casa mia l'assessore delle politiche sociali e alla sanità e alla disabilità, e attenzione, e la sua capo di gabinetto, avevamo fatto delle tre richieste ben precise. Di queste tre richieste, forse una, ma a me non tocca personalmente, verrà esaudita. Le altre sono rimaste lì. E allora, hanno preso un impegno, lo devono portare a termine. Certo. Ecco, certo. Lo devono portare allora. Il nostro Stato, non so gli altri Stati come sono messi, ma il nostro non ha ancora capito che non siamo noi a dover servire lo Stato, sono loro a dover servire noi. Dovremmo avere, visto che paghiamo anche le tasse, dovremmo anche avere i nostri servizi. Non è recepito dallo Stato. Ti fa sentire un pezzente, se tu chiedi qualcosa, devi sempre non chiedere, devi elemosinare. È diverso. Elemosinare e chiedere sono due parole diverse. Certo. Tu chiedi, hai una risposta. Se elemosini, non avrai mai niente. Allora, la facciamo così, Franca. Io allora... Faccio l'invito ai tuoi, a questi politici che sono arrivati a casa tua, l'invito qui da me, vediamo se riusciamo a fare qualcosa con te in diretta telefonica e loro qui. A questo punto vediamo se riesco a portarli qui in TV e allora vediamo che cosa si può fare. Vediamo delle risposte a questa persona. Nel frattempo i nostri punti cardine erano... Uno forse è stato risolto, ma come ripeto, a me interessa relativamente perché mio figlio non frequenta nessuna struttura. Il dopo di noi. Qui non si sta ancora facendo niente e se non si inizia, mai si porterà a termine qualcosa, o no? Certo. Ecco. E il terzo punto? Il terzo punto era un problema che riguarda gli amministratori di sostegno. Ah beh, questa famosa legge che c'è per amministrare... Qui da noi, il Trentino dovrebbe anche essere orgoglioso di aver fatto una cosa di questo tipo. Qui da noi chi è amministratore di sostegno, come la sottoscritta, e l'amministrato, insomma il ragazzo che amministra, possiede solamente l'accompagnamento, la pensione di invalidità, l'accompagno, i benefici di legge, e non ha nulla di intestato, può beneficiare di un'autocertificazione senza dover tenere scontrini, tutte quelle menate richiedono. Guarda, io l'ho fatto per parecchi anni, perché io sono amministratrice dal 2006. Questa possibilità ci è stata data nel 2011, una piccola modifica a quello che era tutto lo statuto dell'amministratore di sostegno, ed è una prerogativa esclusivamente trentina, dunque dovrebbe anche essere motivo di orgoglio portarla esportarla anche. Certo. Sei orgoglioso di una cosa la esporti. Benissimo. Invece qua da noi molti giudici su questo fanno ostruzionismo. Non capisco. Non la riconoscono questa possibilità. Ho capito. E io personalmente sono stata ammonita più di una volta, ma come me altri genitori. Immagino. E noi chiedevamo appunto ai nostri amministratori di fare una delibera fare in modo che tutto questo non venga interpretato a seconda del giudice, delle idee del giudice. Ho capito. Dovrebbe essere una cosa certa ed uguale, univoca per tutti. Soggetta ad interpretazione. Esatto, la giustizia ormai va. Guarda, anch'io ho avuto a che fare con un giudice che mi ha interpretato una cosa completamente diversa. Noi.
Comunque, va bene. Guardate che questa possibilità ci è stata fa molta di interpretazioni. È stata firmata da tre attori, la Sì. provincia, i Ok. giudici tutelari e l'associazione degli amministratori di sostegno. Non è una cosa che è stata fatta Sì, così a tanto. vanvera. Ok. Ascolta Franca, io devo stringere perché sai che il tempo è prezioso, però ho voluto in qualche maniera sentire com'era la situazione. Invito questi amministratori, invito queste persone che sono state a casa tua qui in trasmissione da me Certo, e vediamo se da cosa nasce cosa. Io mando un super bacione a Bruno, un super bacione a te e a tutti i tuoi familiari e mi grazie, raccomando, non mollare. Sei sempre con no, noi, con Stammi Bene sicuramente e no, noi di Caffè TV sicuramente no. 24 siamo con te, in primis anche il nostro direttore che ci mandò all'epoca in Ah sì, Trentino. Tanti bene. salutoni! Ciao Franca, buon Natale e tanti auguri! Ciao carissima! Ecco, abbiamo sentito Franca, abbiamo aperto una finestra visto che si parlava un po' di quello che può essere in famiglia. La disabilità purtroppo è ovunque, in quasi tutte le famiglie c'è bene o male una persona che ha avuto a che fare con il mondo della disabilità. Prego, Anna. Infatti, signora Franca appunto parlava di persone che sono invisibili e Sì. ce ne sono molte nelle nostre città e quello che la comunità cerca di fare è di creare una rete di aiuti e di amicizia dove tutti, veramente tutti, possono farne parte. Per esempio, alla Guizza e Mortise ci sono un gruppo di giovani per la pace delle medie, ragazzi che frequentavano la scuola della pace, ma anche nuovi giovani che vanno a trovare gli anziani soli nelle case. Sembra quasi un miracolo perché sono i giovani, l'età che tutti Eh temono, sì. dell'adolescenza, oddio, questi ragazzi, invece ragazzi che magari anche di solito difficili, che davanti a un anziano e alla sua fragilità si trasformano. Quindi anche questo, il miracolo dell'incontro, come dicevi tu appunto, e la paura di incontrare l'altro, però attraverso l'incontro si abbattono qualsiasi barriera e qualsiasi pregiudizio, quindi Ecco, stavo un pensando, poi attimo. ho i messaggi che mi sono arrivati in questi giorni, poi vi leggo tutto. Le persone, per esempio, che vivono per strada, è difficile spostarle da lì. È vero che vogliono rimanere nel loro angolino, fanno un po' fatica, devono avere veramente fiducia di te, se no non si smuovono. A me hanno detto così, non so se mi hanno detto male. È vera sta cosa oppure ditemi come la Ma in pensate? realtà la maggior parte delle persone desiderano trovare una Ah, quando ti sistemazione. conoscono si muovono. Poi la fiducia ovviamente va conquistata, non è una cosa immediata, come in qualsiasi rapporto fra persone, diciamo, come voglio dire, ci capita anche a noi nei nostri rapporti con gli altri, ecco, per cui questo sicuramente è vero. E poi dipende dalle storie, ci sono appunto persone che ben volentieri, cioè quasi mai è una scelta il fatto di essere per strada, questo l'abbiamo compreso negli anni, ma ci si trova. Poi è anche vero che chi ha delle storie più difficili legate magari a delle difficoltà, legate a delle dipendenze, allora il percorso è un po' più difficile. Però nell'incontro e nell'amicizia, come diceva Anna, con anche pazienza, con un po' di intelligenza, si riescono a trasformare delle situazioni che sembravano anche, come dire, senza soluzione. Ecco, diventa possibile l'impossibile, l'abbiamo visto in tante storie, in tanti momenti, insomma, questo accade. Abbiamo ritrovato casa ad alcune persone, altre hanno trovato lavoro, abbiamo riportato magari delle persone che vivevano per la strada a Padova e che non erano di Padova a rincontrare le loro famiglie di altre regioni, magari un amico che è ritornato in Abruzzo, l'abbiamo portato, la famiglia non sapeva niente di lui, insomma, ci sono delle belle storie, Ecco, ecco. intanto la mia regia se può mandare qualche foto, perché ho trovato qualche foto della chiesa con questi signori che erano alle prese con il panettone. Vai regia, che intanto leggo, allora vi leggo questa cosa. Dice Maria, assurdo che debba essere proprio il terzo settore a pagare l'accordo con l'Europa un prezzo alto. Dice, il volontariato italiano andrà a versare 118 milioni di euro. Il paradosso è questo, per aiutare i bisognosi questo governo insiste col dare loro il reddito di cittadinanza, una misura puramente assistenzialistica, togliendo risorse a chi i poveri li aiuta già da oggi. È un controsenso logico che porterà solo danni. L'assurda conclusione dell'abolizione della povertà
vagheggiata da Di Maio. Avremo più poveri e più soli. Mi ha scritto questa cosa, io vi ho letto questo messaggio, poi l'altro. Allora, faccio delle traduzioni, sono una volontaria per un giornale di un'associazione che si occupa di quello che chiamano il quarto mondo. Aiuto. Significa i più poveri che hai sotto casa. La filosofia di questa associazione è andare a trovare i poveri lì dove sono, spesso nascosti. Non è una filosofia della distruzione caritativa, è quella di stare insieme, pensare insieme, riconoscere il povero come uno di noi. Hanno creato una università popolare, sociologi, militanti del sociale insieme con il quarto mondo. Questa università poi ha fatto delle proposte che hanno sbloccato una legge detta legge contro l'esclusione. Mi ha detto questa cosa, quindi c'è una ragazza che dice che lei fa la volontaria per, lo chiamano il quarto mondo, io è la prima volta che sento questa cosa del quarto mondo. E poi di un'altra che mi ha scritto dice, allora, quel che vedo in giro, in questo periodo sembrano tutti al settimo cielo. I veri poveri non si manifestano con esternazioni da festaiolo a comando. Questi poveri vanno aiutati dall'istituzione, che facciano, dice, mente locale, invece di lasciare le famiglie intere in auto a dormire. D'altro canto, io, nel nostro piccolo, possiamo elargire la classica elemosina, fare volontariato alle mense dei poveri e chi ha la possibilità offrirgli la cosa fondamentale, lavoro. Dice, da noi esiste una cerchia di persone che in vario modo si danno da fare in questo senso, ma c'è il problema di chi si vergogna di entrare in questo giro di aiuti offerti da chi come noi qualcosa magari poco può. Ad esempio, dice, conosco un tipo che ci saluta da parecchi anni, è in una situazione molto pesante anche per via della salute, abbiamo dovuto organizzarci con una persona che lui non conosce per fargli arrivare degli aiuti, altrimenti non li avrebbe accettati. Certo. Che situazione? Cioè, non vogliono, cioè, vogliono essere aiutati ma da altri. Ma quello che dicevo anche un po' prima, l'aiuto non vuol dire solo io do a te qualcosa, sì, che mi ringrazi e che stai ricevendo, è anche uno scambio reciproco. Sì, è. E questo avviene appunto in un rapporto anche di conoscenza e di fiducia, di amicizia. E è bello che comunque vedere anche nella nostra comunità persone che magari partivano anche in difficoltà e che poi hanno cominciato ad aiutarci a loro volta. Cioè, il punto è pensarsi insieme, non solo come dire, dividere chi aiuta e chi ha aiutato. Una cosa bella che ci ha detto un po' di anni fa Papa Benedetto, vedendo un po' come funzionano le mense della comunità di Sant'Egidio, com'è il pranzo di Natale, ha detto: qui si confonde chi serve, chi è servito, chi aiuta e chi ha aiutato. Ed è proprio questo lo spirito con cui noi viviamo il Natale e viviamo i nostri servizi durante tutto l'anno. E come in una famiglia, c'è chi magari ha questo compito anche di servire e chi invece si siede a tavola, ma alla fine si è un po' in un'unica famiglia. Si cerca molto di costruire anche questo e di viverlo proprio. Per cui nulla è scontato e le situazioni, ecco, vorrei dire, non è che cambiano in maniera così, non vorrei dare un'immagine un po' sentimentale, un po' edulcorata di questa festa. C'è il male, c'è la sofferenza, c'è, ci sono tante domande, tanti problemi, e il punto è essere insieme, pensarsi insieme. Lo vedo tanto anche con i ragazzi rifugiati che Anna conosce bene, ecco, e che i nostri giovani incontrano. Il loro desiderio non è solo il desiderio di appunto di assistenzialismo o di essere aiutati, perché alla fine c'è sempre qualcuno che si sente più vittima di meno, ma il punto è pensare il nostro futuro insieme, cioè sentirsi parte di questa società e quindi avere tutta la dignità come viene data, voglio dire, ai nostri figli, anche loro l'attendono, ecco. E sentono anche che c'è una parte di popolazione che un po' è contraria a questa cosa, perché c'è tanta gente che è aperta all'accoglienza, ce n'è anche tanta che invece tende invece a dire vai, torna da dove sei arrivato. Quindi loro come la interpretano, come la vivono questa cosa? Vado dalla nostra volontaria. Perché a me come giornalista mi incuriosisce questa cosa, perché io capisco chi è veramente rifugiato, che arriva in questa situazione
estreme, abbiamo visto delle immagini da caponare la pelle, e poi arrivano qui magari pensando di trovare chissà cosa, invece poi trovano anche un ambiente ostile. Da una parte trovano magari dei volontari che possono dar loro delle gioie, dall'altra parte invece delle persone che sono anche infastidite, c'è proprio una cattiveria, perché io la sento, l'ascolto, certo, nelle frasi delle persone, e le parole a volte hanno un peso, fanno peggio di uno schiaffo, certo, dato a una persona. Sono veramente, le parole sono pesanti a volte, fanno molto molto male. Sentiamo. Certo, noi con la comunità incontriamo tanti richiedenti asilo, sia con una scuola di lingua e cultura italiana, sia andando proprio nelle loro case, quindi aiutandoli a un processo di integrazione, lavoro, scuola. E sono ragazzi che appunto hanno passato momenti molto difficili, a volte ce li raccontano, a volte sono talmente duri che non ce lo vogliono raccontare o ce lo raccontano con le lacrime agli occhi. E appunto loro sono una grande risorsa. Noi non li aiutiamo perché siamo buoni, perché crediamo che questo fenomeno c'è, esiste, che lo vogliamo o no, e crediamo che una persona che viene aiutato a sua volta aiuterà e sarà più accogliente a sua volta. Quindi è quello che succede anche ai nostri amici richiedenti asilo. Per esempio, molti ci dicono: noi ci ricordiamo esattamente il giorno in cui noi siamo arrivati e voi eravate là a dirci benvenuti. Qualcuno che ti dice benvenuto, te lo ricordi, loro se lo ricordano. E per esempio d'estate noi con l'università facciamo molti servizi, soprattutto il martedì siamo noi che andiamo a dare da mangiare ai senza fissa dimora. D'estate, durante le festività, quando gli universitari, molti fuori sede, tornano a casa, se non ci fossero i richiedenti asilo che portano da mangiare ai senza fissa dimora italiani, loro non mangerebbero. Quindi è proprio, esatto, la solidarietà che si diffonde. Quindi... Veramente grazie per queste testimonianze. No, è proprio pensarsi insieme, vuol dire voler fare le cose che fanno gli stessi giovani della stessa età, ma che vivono qua, insomma, ecco, in questo senso. Abbiamo 5 minuti, però prima ti leggo un altro messaggio. Chiara che dice: invece di spendere in sciocchezze per Natale, cerco di aiutare chi ha poco. In famiglia lo abbiamo sempre fatto, aiutare i poveri e la gente sola. C'è tanta gente sola. Noi la notte di Natale abbiamo l'abitudine che ci è stata tramandata di lasciare un posto a tavola per un povero. Bellissimo. Applauso, perché veramente, guarda, potevamo concludere nel migliore dei modi. Ecco. Certo. Penso, mi sono talmente emozionata, perché sentire che c'è ancora gente che prende e si così dà spazio all'altro, alla persona, è veramente importante. Ecco, qui stiamo vedendo ancora le immagini, poi mandiamo ricordiamo il numero 45586. Ecco. Potete fino al 25 dicembre sostenere in questa campagna nazionale tutti i numerosissimi pranzi che avvengono in tantissime città in Italia e in circa 70 paesi nel mondo, come dicevi tu prima. E perché desideriamo veramente vivere questo Natale con generosità, con gioia, che sia un Natale pieno di luce, e ne abbiamo bisogno. E spesso siamo un po' così, un po' ripiegati, un po' tristi, un po' forse anche arrabbiati, perché sì, tante cose non vanno bene, e vorremmo che fosse un Natale per tutti e di tutti, ecco, in questo senso. Siamo tutti stressati, quindi se facciamo del bene, lo stress scende, il cortisolo scende, quindi stiamo tutti, vedete, stiamo già pensando allo stammi bene prossimo futuro. Vorrei concludere con questa tua frase, perché sono andata a curiosare. Dovete sapere che la Nicoletta è all'università ed è si è occupata di ricerca internazionale, giusto? E lei ha scritto una bella frase che l'ha recuperata da Martin Luther King: tu cosa stai facendo per gli altri? La domanda più importante della vita è quella più urgente, è: tu cosa stai facendo per gli altri? Ecco, questa dovremmo porla ogni giorno a noi stessi, e forse magari ci migliorerebbe, certo, un pochino, potremmo essere persone migliori. Ecco, io concludo qui questa serata, intanto rinnovando gli auguri a tutti voi, l'appuntamento è rinnovato naturalmente per il prossimo anno 2020, ci troveremo l'8 di gennaio, come vi ho anticipato, con Hélène per rinnovare il nostro look del 2020. Ecco, se ci fa ringiovanire, vediamo. L'obiettivo di tutte le donne che mi hanno messaggiato è quello di togliersi qualche decina d'anni, vediamo
sarà fattibile. Facendo del bene si facendo può del fare. Bene senz'altro. Ecco, allora io rinnovo l'appello, componete questo numero 455586. Adesso mandiamo nuovamente il filmato. Ringraziamo la responsabile della comunità di Sant'Egidio, la Nicoletta Ariani, la dottoressa Nicoletta Ariani, e questa giovane splendida ragazza volontaria al 100% doc, Anna Morbiato. Sapete, grazie, che Padova è capitale del prossimo 2020, certo, quindi insomma dobbiamo far bene. Avvicinatevi allora sempre di più alla comunità e mi raccomando, a Natale fate tanto tanto del bene. Un caro saluto a tutti voi, domani la politica, venerdì invece Casa Caffè e poi naturalmente tutte le nostre meravigliose rubriche. Un caro saluto a tutti voi e tanti auguroni di buon Natale. Alla prossima. Quando ero piccolo il Natale era la mia festa preferita. Ricordo tutto dei preparativi, dell'allegria. Ricordo il profumo del pranzo preparato dalla mamma, gli abbracci dei parenti. Da allora sono cambiate tante cose, ma oggi ho di nuovo una famiglia. Il Natale è ancora la mia festa preferita. Vincenzo sarà al pranzo di Natale di Sant'Egidio. Tanti come lui aspettano un invito. Dona il 45586. A Natale aggiungi un posto a tavola.